Dai, ho fatto in tempo. Sono riuscito a vedere esattamente il calcio d'inizio. Ho mangiato la pizza con l'imbuto praticamente. Kostić e Cuadrado esterni. Bell'inserimento di McKennie questo. Bella opzione questa, ci sta. Allora, adesso iniziamo a parlare anche un po' di tutto. Vi ricordo però che il post partita non sarà sul mio canale, ma sarà sul numero 10. Vi ho lasciato il link qua. Attenzione, Juve, che ha la possibilità con Moise Kean di andare. Kean, li salta tutti, Kean! Occasione grande per la Juventus questa. Occasione grande, sbaglia l'Empoli e la Juve non va a punire. Che altro, nessuno è andato a dare un'opzione a Kean, eh? Cioè, Kean ha dovuto attaccare da solo la porta. Nessuno è andato a dargli una mano. Bravi ragazzi, bella questa triangolazione, ci stava di prima. Bel terzino, Parisi ragazzi. Sì, Locatelli sta sul vertice basso, quindi speculare questa marcatura è per quello che va su lì. Quindi probabilmente è un discorso di turnover. Attenzione, bellissima! Bellissima! Bravo Kostić, bravo Kean che questa volta la mette dentro. Kean, tra l'altro, ragazzi, anche prima di questo gol, in questi 7 minuti, 8 minuti, aveva dato segnale, eh? Un bel segnale, proprio di testa. È bella palla di Kostić, è bel tocco di Kean. 1-0 per la Juventus. Vai così. Primo gol stagionale per Moise Kean. Oltre ovviamente alla doppietta al Barcellona amichevole. Però adesso continuiamo, eh. Bravi. Bella palla, bell'idea, bella imbucata di Kostić. Veramente bella. Mi sembrava regolare la posizione. Bel movimento, bel taglio di Kean. Perfetti ragazzi qua. Perfetti, ma proprio facile. Poi l'Empoli terrificante, terrificante in mezzo a tre difensori dell'Empoli. Però Kostić, gran palla, Kean in gran movimento. Bravi ragazzi, molto, molto bravi. E questo è importante perché significa non difendere più col 4-4-2 storto, significa difendere a 5. Cosa particolare per Allegri, eh? Guardate qua, in non possesso 3-5-2, anche in non possesso. E non c'è la scalata, quindi non c'è McKennie falso esterno. Questa cosa è importante. No, no, bene invece aver segnato subito. E non bisogna mollare, semplicemente. Bello aver segnato subito. Attenzione, che sventagliata di Rugani per Moise. Moise, 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 Moise! Moise, ragazzi, veramente. Sì, che bello! È solo! È solo! Ma non l'ha presa con la mano? Mi è sembrato di sì. Era da solo. Bruttezze difensive dell'Empoli. Ah, l'ha presa, ma prima rimbalza sul ginocchio, infatti, la mano l'avevo vista. Dai, Locca, non puoi farti saltare da Marco Piazza nel 2022. Guarda lì che roba, Piazza. Locca, dai, eh. Guarda che bello, McKennie che non fa l'esterno, ma c'è uno esterno al posto di McKennie. Guarda che bello, guarda che cosa normalissima come dovrebbe essere, perfetta. Sì, Kostić, perché una bella partita anche con una vittoria larga prima di Benfica potrebbe essere un gran segnale, bella, Dujan. C'è nell'aria questa cosa della ricerca del secondo gol. Bene, 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 bene. Bene così. È vero, il ventesimo è il nostro incubo. Dal ventesimo in poi o iniziamo a giocare come col Sassuolo o moriamo. Cioè, il ventesimo è un minuto strano per la Juventus. Sì, fischia alla fine, direttore, va bene così, guardi. A me questa cosa della riaggressione e la palla in avanti piace da matti, perché siamo questi, finalmente. Quadrado, dove vai? Rega, cosa sta facendo Quadrado? Cosa ha fatto Quadrado? Perché è andato via? Ma cosa sta fa perché sta tornando passeggiando? Luperto, ragazzi, mi fa sempre interrogare di come possa giocare in Serie A. Ecco il ventesimo. Adesso o affondiamo terribilmente nelle sabbie mobili o diventiamo fortissimi. Dovete scegliere una delle due. Ecco, già Cuadrado che sbaglia lo stop. Mamma mia, no, è finita. Abbiamo perso. Meme di Vegeta, è finita, abbiamo perso. Finita, cioè, non è inutile stare qua a sperare. Cosa sperate? Ventesimo è scattato, stop. Sì, beh, noi abbiamo. Guardate, cioè, guardate solo la nostra fase di non possesso adesso rispetto a come era prima. Stavamo molto più alti, cioè, stavamo. Nel senso, avevamo come prima intenzione il pressing. Invece adesso stiamo aspettando il loro errore, contenendoli negli ultimi metri. Rabiot, Rabiot, si è sciolto i capelli, ragazzi. Può voler dire solo una cosa, fa gol stasera Rabiot. Stasera Rabiot fa gol. Segnatevelo, eh. Se avete la possibilità di giocare il gol di Rabiot, fatelo perché farà gol. Locatelli due volte, che vuol festeggiare probabilmente con un gol. Il fatto che diventerà papà. Eccolo qui Rabiot. Mamma mia, che forte Rabiot, Adriano Celentano. Ma i primi 15 minuti bene. Gli ultimi 9 no.
Però sicuramente farà con Rabiot e Cuadrado ha fatto un numero per buttarla fuori. Quei capelli sono i capelli del gol al Milan, a San Siro. E poi Rugani ha deciso di ridargliela perché si ricordava di aver giocato in Toscana, no? E stava bene. E allora ha detto, sai cosa, la ridò all'Empoli. Il gol scudetto non lo può segnare Rabiot in questo modo, diceva un saggio una volta, non so se lo conoscete. No! Questa roba... McKennie Cuadrado è tipo un film dell'orrore. La faranno uscire ad Halloween nei cinema. La gente dice che assomiglio a Paolo Zanetti, ma io non la vedo sta somiglianza. Sì, dai che andiamo. Invece ci giriamo e facciamo una piruetta. Quando capiamo, cioè tutte le volte che vedo la Juve andare verso la porta, dico questi siamo. Poi a un certo punto diciamo no, facciamo le piruette e andiamo indietro. Bravo. C'è la sovrapposizione anche, eh? Bravo. Bravo McKennie. Bravo McKennie. Peccato che Ken l'abbia spizzicata così. È già la terza occasione, no, è la quarta occasione per Ken. Guardate Cuadrado. Guardate Cuadrado. Guardate Cuadrado. Guardate che roba è Cuadrado. Ti funzioni meglio, sono d'accordo. Perché. Porca vacca. Porca vacca, l'ho vista dentro io questa, eh. Svicolo via tutto mancino, diceva Leone Svicolone. Però mettila un pelo prima, Kostic. Che abbiamo perso un'occasione colossale qua. Colossale. McKennie ha sparato al portiere. Non era facile beccare solo il portiere. C'era una cosa, una sola cosa da prendere. Il portiere l'ha preso. Dai, facciamo un bel 2-0 su calcio da fermo. Sì, eccolo qua, bastava chiederlo? Bastava chiederlo. Allora li chiedo sempre. Li chiedo per sempre. Li chiedo per sempre. Weston McKennie 2-0 per la Juventus. Ken e McKennie. Che partita, ragazzi. Gol di McKennie su assist di Cuadrado. Ma Massimiliano Allegri vede cose che noi non vediamo, ragazzi. Le vede solo lui, le vede. E adesso vediamo di farne anche un altro. Lo dico sottovoce, ma bel 3-0, quanto sarebbe bello prima del Benfica. Bravo Moise. Oddio, cosa fa McKennie? È impazzito McKennie. Rega, bisogna sedarlo. Vlahovic. Sì. Yes. Che palla di Kostic. No, è fuori gioco. Dicevo, Milik e Ken si sposano bene, perché Milik viene a prenderla, Ken attacca la profondità. Uscito McKennie, quindi Locatelli, Paredes, Rabiot. Sono proprio curioso, perché stasera hai proprio fatto 3-5-2 puro, hai difeso a 5, quindi non c'è bisogno di abbassare, stringere. Bello questo pressing alto sul 2-0, eh. Bravo Ken, bravo Paredes, bella riaggressione, bella offensiva aggressiva la Juventus, bravi. Ma Kennedy, se gli fa l'antidoping oggi è un problema, eh? Moise, Maradona. Adesso c'è Bonucci, Paredes, Locatelli, Danilo, Kostic, Cuadrado, Milik. Che con i piedi a livello di palleggio dovresti esserci, eh? Guarda Moise Ken. Guarda Moise Ken da Vercelli. Moise da Vercelli. L'ha tirato in porta Cuadrado. Fuori di testa. Matto in culo qua in Cuadrado. Ha tirato in porta. Infatti, perché potevi essere benissimo 3-4-0 in sta partita, eh? O a 1. Però 4 li potevi fare, ma proprio tranquillamente. Bravo Ken, ma ci arriva sempre prima Ken. Ma che bravo. Tu bello. Ma che cazzo ha preso Bonucci? Ma è entrata, è gol. E noi Rabiot. L'avevo detto che faceva con Rabiot. L'avevo detto. Pensavo Bonucci, e invece no, è proprio lui, Adrien Cavallo Passo, Adriano Celentano Rabiot. Entrata, è il gol di Ronaldo con l'Atletico Madrid per il 3-0, e viva il re, è la stessa cosa, ragazzi. Chissà, facciamo il quarto, così 4-0 sarebbe... Chi è questo? Chi è il 45? È Ealing. Tipo magari il 4-0, ragazzi. Quant'è che non facciamo 4-0? Sì, Ealing, vai, corri, vola! Facci sognare.
Oh, che palla! No! Gliel'ha presa, no! Ero esaltatissimo, che azione incredibile, ragazzi, ma cosa ha preso? Cosa ha preso Vicario? Che bravo Miretti, ma cosa gli ha preso? Ma come ha fatto a parargliela? Tipo, dai, il 4-0, ragazzi, in questi 5 di recupero. Stiamo divertendo stasera, dai. Poi da quando ci sono Paredes e Locatelli, sarà una coincidenza, ma abbiamo alzato ulteriormente i giri del motore, lì in mezzo. Primo non mi è piaciuto, secondo tempo molto molto bene. Non posso dire, ragazzi, la YouTuber League com'è andata, non posso dirlo. La vedrete, immagino, martedì. Bravi, ragazzi, tutti nella loro metà campo al 95esimo sul 3-0. Bravi, ragazzi, bella palla di Locatelli in verticale. Sì, la doppietta di Rabiot, ragazzi, ciao, la doppietta di Rabiot. La doppietta di Rabiot, ragazzi. Che cazzo vuol dire la doppietta di Rabiot per il 4-0? No, vabbè. Io non so che cosa dirvi. Io non so in che lingua esprimere i miei sentimenti e i miei pensieri. Non ne ho la più pallida idea. E ha 4 gol stagionali. 4 gol stagionali. E finisce qui. E si vince 4-0. Con doppietta di Rabiot. Non ci sta, guardate nel risultato, non ci sta neanche nel risultato, non ero abituato, dalla prossima partita ci metto più spazio, non ci stava neanche il risultato.